paurosa di Minecraft, un bambino ha perso i suoi genitori. Stremato dalla sua sfortuna, verrà stupito, scoprendolo solo dopo che in lui risiede un grandissimo potere nascosto. Ma nonostante questa grande rivelazione, riuscirà mai a vendicare la morte dei suoi genitori? A me non è piaciuto questo film, mamma! Oh, dai! No! Carino, era fantastico, non era carino, visto che figo il tizio con i supereroi che cosa? Ho capito, però la ragazza che usa il ghiaccio perché era un castello non mi piace, papà. Uffa. Era un cartone animato da femmine, ecco, non per dire altro, ecco. Ma non è vero. Sì. Ma ci sono cartoni animati da femmine e da maschi, sono per tutti. Va bene, come dici ti tu, mamma. Un gelato, andiamo a casa che forse è meglio. Gelato, va bene? Chi c'è quello lì? Ehi, voi! Datemi tutti i vostri averi, adesso avete capito? No, non ti daremo niente, ma chi sei? Io sono un ladro! E dovete darmi tutti i vostri averi, avete capito? Altrimenti vi sparo nella capoccia! Dovete darmi tutti i vostri averi, ho detto, avete capito? Non abbiamo nulla! No, lascia stare mamma e papà! Vai via, bambino! Quello è un oggetto! Tu non hai nulla, altrimenti sparerei pure a te! No, ti prego, lasciami stare! Mamma, non posso lasciarmi! Mamma! Ascoltami! Scappa, è per il tuo bene. Scappa. Mamma. Mi scappa. Cosa con la pistola? Oh no. Cosa è successo? Mamma. Mamma. Papà. No. Figlio, no. No. No, mamma, respiri, chiama la mia madre, la polizia! Tesoro, no. trova qualcuno che possa tenersi cura di te. Mamma, no! Ti voglio bene. Ti prego, non è vero, non sei morta, mamma! Ma, dottore, c'è qualcuno! Mamma. Cos'è questo suono? Sta arrivando la polizia. Potrebbero pensare che abbia ucciso i miei genitori. Devo andare via. Mi mamma e papà sono morti. Perché? Maledetta pecora, ma che ci fai qua fuori? Che cos'è questo sogno? Che ci fai qua? Non è posto per te questo show. Oh no, un ubriacone. Devo andarmene via prima che mi veda. Ehi, bambino. No, cacchio. Che ci fai qui da solo? Io sono scappato dalla polizia. Dalla polizia? Che cosa hai fatto? Io nulla. Hanno ucciso mia mamma e mio papà. Ma come? No, stai scherzando? Davvero? Sì. Che è stato? L'hai visto per caso? No, non l'ho visto. Ma come no? Ma era un tipo mascherato. No, non sto scherzando. Sono ancora lì, ci sarà la polizia. Però è meglio non farci vedere, perché altrimenti potrebbero avere sospetti su di noi. Mi dispiace. Cosa posso fare? Allora, prima di tutto ti devi calmare. Devo trovare un modo per farti, come si dice, farti stare meglio, farti tranquillizzare e diciamo non pensare ai tuoi genitori troppo. Ok, va bene. Adesso guarda questa pecora, guarda quanto è carina e coccolosa. Non ti sembra? Dai! È un buon modo per pulirsi dalle lacrime. Sì, questo è vero. Magari hai voglia di venire a casa mia, mangiamo cinese, l'ordino. Oh sì, a me piacciono i cinesi, specialmente perché sono con gli occhi a mandorla. Andiamo! Ma dove siamo? A casa mia. Cos'è questo posto? È casa mia, no, a casa mia non provo. Dobbiamo andare all'ultimo piano per entrare in casa mia. Ah, ok, va bene. Dai, vieni, ci siamo quasi. Io non so se sto facendo la scelta giusta, quella di venire con te, onestamente. Mi sto sentendo molto a disagio a dirti. Vabbè, allora vattene se vuoi. No, è che questa è casa tua. Sì, vieni. Ok. Wow, benvenuto. Che
che bella! Ma è tutta tua questa casa? Ma che bella! Ma che lavoro fai tu? Un segreto? Come un segreto? Un segreto di Stato? Un segreto di cosa? Un segreto? Sì, sì, è un segreto. Fatti i cavoli tuoi. Ah, ok, va bene, scusa. Allora. Che bello, ma qua si vede tutto il mare. Sì, ti piace? Sì, bellissimo. Allora, guarda, se vuoi puoi dormire per un pochino sul divano. Oh, sì. Qui c'è camera mia. È l'unico, perché altrimenti qua c'è camera tua. Ma la camera tua è gigante. Dai, che qui è davanti alla televisione. Puoi usarla quando ti pare. Basta che non alzi troppo il volume, se no i vicini rompono. Va bene, farò come hai detto te. Grazie ancora per ospitarmi allora, signor. Sì. Com'è che ti chiami? Com'è che si chiama lei? Sbrino, non ti... Va bene, signore, va bene, la ringrazio. Prego, allora, è vero, che ore sono? Cavolo. Non lo so, domani... Credo sia tardi, il cinese è chiuso, mi dispiace. No, come il cinese è chiuso? Dai, se poi lo ordiniamo domani, va bene? Va bene, ok, come dice. Una bella dormita, poi domani andiamo in giro a far cose e poi di sera prendiamo il cinese, ok? Ok, va bene, sì, va bene, va bene. Dai, buonanotte, aspetta, spengo la luce, o se no non riesco a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Uffa, che cavolo. Quindi devo mettermi a dormire. Uffa, va bene. Allora mi metto qua e mi addormento. Cos'è questo suono? Cos'è? Ah, che schifo! Oddio! Ah, che cos'è questa cosa? Signor Crucco! Signor Crucco! Ma che è successo? Ok, dove è andato? Era qua! Era qua, c'era un ragno! C'era un ragno da questa parte, ti giuro, mi aveva morso! Ma come? Ma non vedo niente! Hai aperto la porta? No, era aperto il ragno, non so come ha fatto, ma c'era un ragno gigante, credo che era pure radioattivo e mi ha morso! Come? Stai bene? Hai qualche malattia? Ti senti accaldato? No, no, sto bene, fortunatamente. Forse non era velenoso. Non ho la più pallida idea. Come cavolo entra? Ma come hai fatto a aprire la porta? Non lo so. Vabbè, vai pure a dormire tu. Vai. Ah! Che cosa hai fatto? Nulla, era il mio yo-yo. Lo yo-yo? Sì. Sicuro? Sì. Ok, dai. Buonanotte. Buonanotte. Più! Che cosa diavolo ho fatto? Ah! Ma che cosa? Ma che figo! Ma le sto sparando dai polsi queste cose! Ma perché poi è verde? Non è che magari il ragno era radioattivo e adesso sono diventato un bambino potente! Con le ragnatere, un bimbo ragno! No, non credo che sia così! Beh, proviamolo! Cacchio, però qui è altissimo. Ok, posso provare. Ok. Vediamo un po'. Wow! Che figata, ha funzionato! Ok, proviamo di nuovo ad andare dalla parte. Wow! Oddio, sono ritornato qua sopra! Non ci voglio credere, allora ha funzionato davvero! Oddio! Signor Crucco! Signor Crucco, lo so che la sto disturbando, ma guardi qua cosa riesco a fare. Cosa? Guardi qua. Ma che ci fai qua, attento? Vede! Ma come cavolo hai fatto? Non avevi uno yo-yo, quello lì non era uno yo-yo. Lo so, però è stranissimo, guardi, aspetti. Ma stai attento. Sono qua sopra di lei. Ma come cavolo hai fatto? Non lo so, le ho detto, mi ha morso un ragno. Adesso ho questi poteri strani. Quindi non stai scherzando? Ti ha morso veramente un ragno? Sì. Oh, che cavolo, ma rifallo. Vede, posso anche prenderla e trascinarmela con me. Ma aspetta, che figo, però non so per quale motivo è verde. Questa è dall'altra parte. Veramente? Aspetta, forse qua, tra i fumetti. I fumetti? Oh cavolo, forse hai preso quei famosissimi poteri. Quelli di Spider-Man. Di Spider-Man? In che senso? Un altro, corri, fammi vedere. Ok, va bene, vado. Ma che figata. No, qui devo fare altri test. Altri test? Forse agli stessi. Aspetta un attimo, arrivo subito. Dove va? Ok. Ok. Metti questo qui. Oh.
Cos'è, un vestito? Sì, provalo, ti prego. Ok, aspetta, me lo vado a cambiare perché attenti, mi vedi il paparino. Wow! Wow! Ma mi dona un sacco! È tipo un vestito da supereroe! Che figo che sei! Ci stai veramente bene! Wow! Dobbiamo testare i miei poteri allora! Sì, appunto, andiamo, se anche se è notte! Vieni, dai, Ok, va bene! Corri, dove aspetta, dove dobbiamo testare questi poteri? Aspetti un attimo. Ok. Dove siamo? Qui, è qui vicino a questo fiume. Allora, adesso con le tue ragnatele devi attraversarlo senza bagnarti. Cosa? Con le mie ragnatele? Sì, prova, dai. Ma ci sono le rapide, se mi trascina potrei morire. No, ma ti pare? Usi le ragnatele per uscirne fuori. Ah, ok, va bene. Vado. Prova. Wow! Guarda che figata, non ci credo. Wow, ci sono riuscito. Ma stupenda questa cosa. Magari poi, non lo so, puoi fare tantissime cose con quella ragnatele. Posso anche arrampicarmi sopra quel ponte. Cosa? No, non ci arrivano le mie ragnatele. Avvicinati un pochino, magari provo a salire sull'albero e poi vedi, ci arrivi. Ok, va bene, vado. Che figa. Oddio. Ma sei altissimo. Sì, vero. Cavolo, guarda, vedo tutta quanta la città. Dove sei? Non ti vedo. Sono, scusami, sono qua. Ciao, Crucco. Che cacchio è quella? Oh, ciao, Yumi, come stai? Ciao, io tutto a posto, stavo facendo un giro. Ah, io sto invece con un mio amichetto che sta provando delle cose. Cosa? Ma è un bambino, è sopra un ponte, dobbiamo aiutarlo. No, tranquilla, dai. Oh, vieni. No, sto per cadere, aiuto. No, aiuto. Ma non lo ascoltare. Oh, no. Qualcosa. No. Oddio. Cosa? Volevi. Ti ha fatto lo scherzo. Ma questo bambino, ma ha dei poteri? Sì, ovvio che c'ho dei poteri, nel senso, non è ovvio. Però capito, ho scoperto che ho questi poteri e sono un uomo ragno. È un bambino. Ragno? Sì, un bimbo ragno. Sì, che figata. Non ci posso credere, fammi vedere altro. Va bene, guarda, posso trascinarti con me, guarda. Hop. No. Tieni! Buona Crucco! Guarda, sei fortissimo poi! Diavolo? Io penserò il doppio di te per riesci a portarmi! Crucco? Crucco? Sì? Io chiamo la polizia! No, perché? Cosa? È un bambino illegale! È un mutante! Ma non è un mutante! No, non ci provare! Pronto? No! Polizia! No! Devo scapparmene! Devo andarmene via! E il mio amico pure mi sta picchiando! No, prendimi quel telefono! Mi trovo vicino al ponte! Sta scappando! Devo andarmene via! No! Devo andarmene via! Devo andarmene via! Nessuno mi vuole! Devo scappare via! Devo scappare via! Perché nessuno mi vuole? Che cos'è quel coso? Vabbè, non me lo chiedo. Ormai nessuno mi vuole. Io sono un bambino triste. E non vuole nessuno essere mio amico. Perché mi sento uno strano. Diventando dello strano. I miei genitori sono morti. Come posso fare? Il mondo è pieno zeppo di criminali. È pieno zeppo di criminali. Io potrei vendicare i miei genitori. Ma certo. E adesso sapete cosa faccio? Vado nel punto in cui sono morti e vado a vedere se ritrovo di nuovo il tipo di prima. Sì. Oh sì, gliela farò vedere io. Yahoo! Vai ragatela, vai così, più veloce. Devo sbrigarmi, devo vendicare i miei genitori. Wahoo! Cacchio, mi devo ancora allenare. Dovrebbe essere qua comunque il posto. Eccolo il tipo di prima. Eccolo. Devo andarlo a prendere. Ehi, tu! Ehi, che cosa cavolo ci fai qua, bambino? Ma tu sei quello di prima! Che cosa stai utilizzando? Che cos'è, Halloween? No, ma lo è stato prima! Ah, ok! Comunque, vattene via da qua! I poliziotti non mi hanno trovato per fortuna! E di certo non deve essere un bambino capace di farmi quello che vuoi! Hai ragione, io non sono un bambino normale! Io sono Spider-Man! Che cosa? Gna! Oh, che cosa stai facendo, bambino? Oh, aiuto! Aiuto! Bene, adesso rimarrai qua
fin quando la polizia non arriverà. No! Oh cavolo, basta, basta mettere troppe ragnatelle, aiuto! Ia, te lo meriti. Perfetto. Aiuto! Mi devo liberare, mi devo liberare. No, non ti liberi. Oh! Bene, bene, devo chiamare la polizia. Oh sì, la sento, sta arrivando. Ah, per te non c'è scampo, idiota. No, ti prego, lasciami stare. No! Spider bimbo se ne va, si dilegua. Aiuto! No, 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 la polizia. Il criminale l'abbiamo trovato. Sì, vi prego, lasciatemi stare, c'è un altro criminale. No, tu ci vieni con noi, hai fatto due crimini, hai ucciso due persone. Aiuto! Quello che ci merita. Bambino Spider se ne va.